Dobbiamo dare alla colonna mobile la strada sicura per l'accesso a Vallo e in più dobbiamo subito controllare il municipio, la casa comunale, affinché lei possa operare tranquillamente. Però sopralluoghi li dobbiamo proprio fare. Le scuole? Le scuole chi ci va? Primaria alle scuole. Un terremoto di magnitudo 5.8 colpisce il Cilento. L'epicentro è stato localizzato a Vallo della Lucania, ma è solo un'esercitazione. Sabato mattina alle ore 7 è stato allertato il Coordinamento regionale della Protezione Civile, con sede a Viggiano, Potenza, per il terremoto che ha interessato il Cilento. Durante la mattinata i primi danni stimati e numerose persone colpite dall'evento hanno perso la dimora abituale. Quindi l'attivazione del COC da parte del sindaco Antonio Aloia e la richiesta di mobilitare tutte le sedi della Protezione Civile Gruppo Lucano prossime all'epicentro e di formare una colonna mobile con destinazione Vallo della Lucania, stato di allerta 4, codice rosso. Abbiamo avuto solo un'emergenza anche di Natale, sono caduti una serie di case, sono 15 persone libere. Le abbiamo portate sulla controllata 15 persone libere, le abbiamo portate qua sulla nostra tendopoli, dove abbiamo già allestito 80 tende per 80 persone. Abbiamo siamo andati sull'ospedale, l'ospedale non dimostra criticità importante, però abbiamo evacuato circa tra i 300 e 400 persone che stanno sul piazzale. I volontari della Protezione Civile si sono mobilitati per allestire il campo base con il montaggio di tende per dare l'ospitalità dovuta a chi è rimasto senza casa. Sono giunti i volontari della Protezione Civile della Campania, della Basilicata e della Calabria per far manforte ai terremotati. Durante la mattinata i vigili del fuoco di Vallo della Lucania hanno simulato il salvataggio di alcuni civili da un'abitazione al terzo piano, lanciandosi mediante delle fune che hanno permesso il soccorso dei terremotati. È stata un'esercitazione che ha visto in campo oltre 150 volontari della Protezione Civile, 10 mezzi auto articolati e fuoristrada, oltre alle autorità locali, ai vigili del fuoco, ai sanitari del 118 e agli operai delle comunità montane. Soddisfatto per l'esito il presidente della Protezione Civile di Vallo della Lucania, Aniello Labruna. Un ringraziamento particolare a Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Ciro Miniero, un ringraziamento al Sindaco del Comune di Vallo della Lucania, un altro ringraziamento doveroso va ai Vigili del Fuoco nella figura dell'ingegnere Sandro Ricusati. Per quanto riguarda la giornata è stato già ampiamente descritto come si è svolta l'esercitazione. L'esercitazione continuerà ancora con il recupero di una persona all'interno della struttura della comunità montana, una persona che è rimasta ferita, quindi si verrà allertato il 118 e recuperata questa persona che verrà portata poi nella tenda sanitaria che è sita sul parcheggio dove è stato allestito il campo. E allora buon lavoro a tutti quanti voi, arrivederci. Abbiamo simulato, grazie alla Protezione Civile, il Gruppo Lucano, e in qualche modo ringrazio il Gruppo Lucano di Vallo della Lucania, la Protezione Civile di Vallo della Lucania per la loro iniziativa splendida. Abbiamo simulato una scossa di terremoto che ha colpito Vallo della Lucania, in qualche modo con epicentro a Massa della Lucania, di una scossa di 5.9 a una profondità di 8.2 km di profondità. Abbiamo testato tutto il piano di emergenza che si sta tra l'altro elaborando in maniera definitiva e sono state simulate una serie di eventi catastrofici nelle scuole, l'ospedale, è stata simulata anche la caduta di una parte della superstrada, quindi del cavalcavia che porta verso Pattano, e che questo ha richiesto da parte nostra di trovare altre strade di comunicazione per poter far raggiungere Vallo dai mezzi di soccorso. È stata realmente un'iniziativa molto, molto positiva perché ci ha fatto vedere sul campo quante cose a volte ci sfuggono, possono sembrare banali. Devo ringraziare anche le altre istituzioni che hanno ci hanno coadiuvato, i Vigili del Fuoco in primis, poi ci sono stati i Carabinieri, la Polizia Stradale, ovviamente il 118 e quindi l'ospedale, e ringrazio anche la Misericordia di tutti.
tutto l'apporto che ci è stato dato. In ultimo mi consentite di nuovo di ringraziare il gruppo Lucano di Valle della Lucania, che sta facendo una serie di iniziative sul territorio realmente lodevoli e sta partecipando con azioni di solidarietà anche laddove sono capitate delle calamità in altre regioni. Questo realmente è un fatto realmente lodevole. Questo è un piccolo primo passaggio di quello che dovremo andare a fare da qui a qualche mese, elaborare un piano di emergenza dettagliato che possa raggiungere tutte le nostre famiglie e consentire a tutti i nostri abitanti di essere perfettamente informati di come muoversi e che cosa fare laddove possa capitare, speriamo che non capiti mai, una calamità qui a Vallo della Lucania. In qualità di delegato alla Protezione Civile, innanzitutto mi scuso di non essere stato presente a questa bellissima e importante manifestazione che la Protezione Civile ha fatto, il gruppo sia di Vallo della Lucania che il gruppo Lucano. Era da tempo che aspettavamo una manifestazione, un evento che facesse intendere che spessore la Protezione Civile agisce e lavora a Vallo. Io in qualità di delegato posso dire che mi sono impegnato sin dall'inizio, da quando ci siamo insediati, affinché riconoscessimo alla Protezione Civile una sede adeguata e quindi dove poteva naturalmente esercitare il suo importante lavoro. E prova ne è che ad Angellara quindi abbiamo adibito delle sale riservate proprio alla Protezione Civile. E seguo sempre le loro gesta e quindi mi fa certamente piacere che con tutta sincerità questi eventi, sia di simulazione di un terremoto o di evacuazione per quanto concerne sia case che scuole, siano effettuati in maniera sempre più frequenti, perché la gente, i cittadini devono essere informati. Sappiate pure che giustamente il nostro territorio è un territorio ad alto rischio sismico, come le ultime inondazioni che ci sono state hanno creato grossi disagi di natura idrogeologica. Quindi è importante che a Vallo della Lucania ci sia una Protezione Civile molto forte, molto radicata e attenta al territorio e a tutte le problematiche.